Ciao amici, sono sempre io, Tony Montana 4047, benvenuti in questo vlog. Avrei voluto fare la recensione di questa, diciamo, bilancia elettronica. L'ho paragonata in questi giorni con la mia fida meccanica stupenda, meravigliosa, che io adoro, bilancia della Precision, e poi parlerò del risultato. L'ho pagata 9,99€ su Amazon. Su Amazon è quella che, casomai anche ve la linko, è quella che ha le recensioni migliori, quindi ha 1800 recensioni, 90% positive, quindi mi sono fidato. E parleremo oggi di quello che è un po' la ricarica, un po' la croce delizia di noi ricaricatori, ovvero la bilancia. Molti dicono preferisco la digitale perché è più veloce, una lettura più immediata. E altri dicono no, io preferisco la proverbiale affidabilità della bilancia meccanica, anche se un po' più lenta, ecco, diciamo così. Oggi andremo a vedere quale delle due è la migliore. Come sapete sicuramente io sono molto attaccato a questa bilancia perché veramente funziona bene, anni e anni che la uso e non ho mai avuto problemi. Che ha tanti amici miei che ricaricano, la uso sempre, trovate bene, quindi io la consiglio sempre e comunque. Se volete una meccanica entry level, quindi una bilancia meccanica entry level, l'ideale è questa. Poi vabbè, se potete già spendere su 100 euro in più o in su, potete andare anche sulle RCBS, per carità, ottime, sicuramente migliori. Ma per quello che ho potuto, insomma, constatarne io, anche questa è veramente ottima. Vabbè, passiamo al lato pratico del video. Ok, rieccoci qua, facciamo accendere questa qua che si scaldi un attimo. Nel frattempo vi dico perché ho scelto di comprare una bilancia elettronica. Per lo più per il 12, perché giustamente per la rigata, e quindi parliamo sia di arma corta rigata che arma lunga rigata, mi affido esclusivamente a questa. Quella, diciamo così, meccanica. Ho voluto prendere quella più che altro per misurare la polvere e il piombo in grammi del calibratore. Infatti questa qua pesa in grammi, in carati, grain, ha diverse funzionalità. Adesso sto pensando in grain, mi devo alzare anch'io perché non vedo bene il display. Purtroppo fare video in questa angolazione è un po' difficile. Per fare il test, allora, entrambe le bilance sono azzerate, proveremo con un innesco del calibro 12. Allora, in quella digitale pesa, allora lo faccio vedere il stacco perché non è possibile farlo vedere bene, 13,3 grani. Questa bilancia ha uno scarto di 0,01 grammi, c'è scritto anche qua sopra, che equivalgono a 0,2 grain. Adesso andiamo a pesarla da questa parte di qua. Questa qua, anche questa è perfettamente azzerata, riappoggio un attimo, eccoci qua. Di là ha segnato 13,3, vediamo quanto segnerà di qua. Allora, la pesa veramente 13,2, adesso aumentando ancora un pelino. Comunque precisa, ragazzi, cioè non vi sto a dire che è una merda questa, assolutamente no. E comunque precisa, ma avendo lo scarto di 0,2 grani, come potete vedere è precisa. Qua segna 13,2, lì segna 13,3. Cioè, non, è comunque affidabile. Io comunque da 2 settimane che la sto usando e va veramente bene. Vediamo su pesi un pelino maggiori. Togliamo l'innesco, sempre comunque tarata la bilancia. Mettiamo una palla del 7,65 che dovrebbe pesare, secondo la tabella del produttore, 83 grani. Dovrebbe pesarla.
40, 50, 60, 70 e 80. Allora. Nel frattempo questa qua accendiamo che si riscaldi, purtroppo a far tutte e tre è un po' da essere, diciamo così, dei giocolieri, riuscire a conciliare tutto. Qua segna più o meno 82,2 grani. Sì, più o meno 82,2 grani. Andiamo a vedere la digitale prima che si spenga. Aiuto. grani, cioè sia su pesi leggeri che su pesi alti, insomma siamo comunque precisi. Non mi sento di sconsigliarla anche per la ricarica del rigato. Io l'ho comprata per altro scopo, ragazzi, non fraintendete, ma anche questa devo dire che pagata 9,90 su Amazon, provata con un peso da 13,3 e un peso 80, per farvi una differenza, insomma, va comunque veramente molto 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 bene. Quindi ve la consiglio. Io non prendo assolutamente nessuna sponsorizzazione da Amazon, ve lo consiglio proprio perché ve lo consiglio io, perché mi sono trovato bene. Le 2-3 settimane che la uso, ci ho fatto tante cartucce col 12 e la pesata della polvere col 12, anche se non è precisa dallo 0,2 grani, non importa, perché si va a trattare di grossi quantitativi di polvere. Poi il 12 è un calibro abbastanza generoso che permette anche qualche minimo differenza di pesata in pesata. Comunque abbiamo visto che è comunque fedele. Alla fine, tra una e l'altra, e questa qua mi fido ciecamente di questa qua, vedo comunque la differenza, che è comunque ottima. E dopo un minuto infatti si spegne dall'utilizzo. Ok, passiamo alle conclusioni. Ok, dunque, rieccoci alle conclusioni. Quale scegliere? Allora, questa potrebbe andare benissimo per la ricarica di, comunque anche di una munizione per pistola che richiede dosi basse, però ha uno scarto, diciamo così, di poco, 0,1-0,2 grani. La sconsiglio al massimo per la ricarica di calibri come il 765 Browning, perché 0,4 di, sempre parliamo sempre di grani, può sancire il minimo e il massimo dei pressioni della cartuccia, quindi da un minimo tabellare a un massimo tabellare. Quindi in calibri così piccoli, dove la differenza di 2-3 granelli potrebbe significare sovrappressione o non far ciclare l'arma, allora ve la sconsiglio. Se si carica 765 Browning, affidatevi a una meccanica, perché comunque anche le digitali più costose, parliamo sempre di quelle fasce di 80-90 euro, hanno comunque 0,1 di scarto, quindi vi consiglio sempre, perché comunque con la meccanica si ha un feed diverso. Sì, è più lenta perché deve oscillare, non è istantanea, quindi io, qual è tra virgolette il mio consiglio? Se dovete caricare, facciamo un esempio, il 357, dove magari il range tra il minimo e il massimo è di un grano, questa qua non vi sgarra di un grano, vi sgarra di 0,2, abbiamo visto addirittura 0,1 da quella meccanica. Quindi può andare bene, per, diciamo così, per calibri che comunque hanno un range di differenza tra il minimo e il massimo tabellare abbastanza ampio, per proprio star tranquilli, proprio perché la ricarica è già qualcosa che richiede la massima attenzione, la massima cura dei dettagli, la massima, come si può dire, attenzione, proprio perché se qualcosa va storto ci rimettiamo noi, la nostra pellaccia, quindi non dobbiamo a volte troppo lesinare su queste cose. E comunque vi dico, questo va bene per un range un po' più alto. Se volete andare sul tranquillo, scegliete la bilancia, oppure fate come me, se caricate il 12
Oppure, che ne so, anche, vabbè, anche per i cavi di carabina, perché per esempio nel Mosin ho dalla dose minima alla dose massima magari 3-4 grani, cioè quindi c'è proprio un range enorme, allora anche lì può andare benissimo, anche perché come possiamo vedere io cosa faccio semplicemente per dare la polvere, che viene fornito, aspetta che lo apro, un'apertura un po' fastidiosa perché mi va proprio premere e c'è paura magari di farlo rovesciare, di farlo cadere. Volevo proprio vedere che avesse una superficie abbastanza ampia per poterci appoggiare lo scodellino dell'altra. E questo perché lei viene fornita senza scodellino, cioè sono alcuni digitali che vengono forniti con lo scodellino, lei no. Però avendo una superficie abbastanza ampia, ho pensato che andasse bene poter fare una cosa del genere. Ovviamente c'è la funzione di tara, quindi o mettete sopra lo scodellino, l'accendete, si va in auto tara automatica e parte. Quindi ho fatto diversi test proprio per potervi dire veramente come funzionano certe cose. E quindi ho visto che anche nel 12 ci sono scarti minimi. Facendo prove ogni dose per 25 cartucce, sia con la meccanica che con la mano, con questa qua digitale, posso dire comunque è affidabile. Almeno finora così, 3 settimane che la uso, 3 settimane che è straaffidabile. Ve la consiglio, però diciamo così. Se vogliamo stare tranquilli, da comunque affiancare una meccanica. Non userei esclusivamente questa per caricare munizioni da pistola o da carabina, proprio perché fa comunque, è comunque meglio, perché comunque essendo che comunque sono attrezzi che hanno un sensore molto delicato, si potrebbe anche starare nel tempo, è sempre comunque bene avere un mezzo di paragone con un altro, insomma, meccanismo che è molto più affidabile e duraturo nel tempo, perché si sa che la bilancia meccanica non ha scadenze, tra virgolette, come neanche questa, però avendo un sensore elettronico può essere che si stari più facilmente. Detto questo, questa qua viene venduta a 9,99 euro su Amazon. Come ho già detto, io non ricevo nessuna sponsorizzazione, lo faccio proprio per, diciamo così, amore della ricarica, consigliarvi qualcosa di utile che vada molto bene. Viene addirittura fornita con le tre batterie, no, due batterie AAA, viene già fornita, e il marchio è Smart Weight. Va benissimo, abbiamo visto insieme che comunque c'è uno scarto alla fine di 0,1 di differenza tra il range di questa e questa, però comunque sempre, comunque sempre stare attenti che funzioni sempre bene, che non si stari, per quello che io la consiglio se la affiancate alla meccanica. Oppure, ve lo dico, oppure se dovete ricaricare, ricaricate che sono solo il 308, anche lì tra una dose minima e una dose massima ci sono 3 grani e mezzo, allora siete un po' più tranquilli. Ovviamente non ho detto magari rasentare la dose massima con questa, proprio perché può avere questo piccolo problema di staratura. Alla fine la pagate 9,90 euro, se anche dopo 2 anni la buttate in quel posto, cioè sono 9,90 euro, non avete speso 100 euro. Quindi apprezzo molto di più queste qua a 9,90 euro, che hanno uno sgarro di 0,2 grani, adeggente a bilance da 90 euro, che alla fine non sono così. Ne ho viste alcune, non faccio il nome, ma che non sono così performanti, alla fine non arriveranno mai a quelle cifre ad essere al pari anche della più scarsa delle meccaniche, perché a me comunque la meccanica rimane sempre comunque il top, ma anche questa secondo me è veramente ottima, poi costa poco, provatela perché sono sicuro che vi troverete bene. Per questa puntata è tutto, per questo vlog è tutto, vi aspetto alla prossima puntata, è stato bello, insomma, parlarvi di questa mia idea e di questa bilancia, insomma. Ciao cari amici, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, mettete un like, condividete su Facebook e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Va bene? Ciao, alla prossima!